Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Sifu, che mi è stato fornito dagli sviluppatori di Slowclap. E beh, per questo gioco mi è stato chiesto una recensione, ma in realtà io non sono un giornalista videoludico, quindi vi darò le mie impressioni. Impressioni che prima di, diciamo, iniziare, vi voglio parlare un pochino di che cos'è questo gioco. In questo gioco c'è una mezz'oretta più o meno di introduzione dove verremo fatti combattere contro quelli che saranno poi i boss finali di tutti i capitoli. Avremo una storia iniziale in cui interpreteremo una sorta di nostro antagonista che va per uccidere il suo maestro, che poi col personaggio che è selezionabile sia uomo che donna, ragazzo o ragazza, all'inizio. In pratica questo maestro è il padre di questo ragazzo o ragazza, e noi, come in tutte le storie di Kung Fu, insomma di combattimento, il gioco si basa sulla vendetta, quindi sull'andare a abbattere tutti i nostri nemici. E questo gioco però ha una particolarità che magari vedremo nel corso del gameplay, ed è il fatto di poter invecchiare, cioè non invecchieremo per nostra scelta, ma invecchieremo in base alle nostre morti in gioco. Il gioco non è proprio facilissimo, e infatti più moriremo, più il nostro personaggio invecchierà. A quanto so, invecchiando si acquisisce saggezza, però si diventa più lenti con i movimenti e la partita termina dopo i 70 anni. Il grande malus che rende questo gioco comunque difficile è il fatto che se noi il primo capitolo lo completeremo a 45 anni, ok, quando il personaggio muore il capitolo ricomincia, cioè muore nel senso di raggiungere i 70 anni, ricomincia, ma il capitolo successivo inizia con l'età della conclusione del capitolo precedente. Quindi se completiamo il primo a 45, nel secondo inizieremo a 45, i capitoli sono 5, viene da sé che se arriviamo al terzo capitolo a 60 anni, o facciamo il terzo, quarto, quinto capitolo cercando di non morire, oppure ricominciamo, insomma, i capitoli precedenti cercando di migliorare il nostro score finale, quindi sconfiggendo il boss senza morire troppo. Ed è difficile. La cosa interessante è questo, va detto, io non sono un appassionato di giochi di lotta, infatti sono sempre stato lontano dai giochi tipo Batman, i vari Batman Arkham, insomma, per quanto io sia un fan di Batman sin da piccolo. Di questo gioco ho apprezzato le ambientazioni, che sono veramente carine, e il mondo che è distruttibile, fin dai minimi particolari. Basti vedere il tavolo che ho urto nel corso dell'avventura iniziale del tutorial. Ci saranno un albero di abilità, e l'albero di abilità poi saranno delle cose che comunque ci rimarranno nel corso dell'avventura, che potremo andare a potenziare il nostro personaggio. E soprattutto, vabbè, ci saranno abilità che anche diminuiranno il tipo di invecchiamento, la quantità di anni che perderemo ad ogni morte. E poi avremo anche una sorta di, appunto, lab dove sono contenuti questo albero di abilità, una serie di icone, di poster che terranno traccia di tutto quello che scopriremo nel corso della nostra avventura, le location, i boss e le varie cose della storia che scopriremo. Ma ora iniziamo l'avventura nel capitolo 1, lo iniziamo e lo giochiamo insieme. Graficamente non grida certo al miracolo, però è carino. Lo gioco con mouse e tastiera, cosa che non sarebbe proprio consigliata, in quanto se andate a vedere le combinazioni di tasti non sono proprio comodissime, però è carina la cosa, il tutorial comunque mi insegna piuttosto bene. Si può dare una risposta multipla, ma sono solo cose, le classiche frasi che si dicono combattendo, tipo amici, abbiamo compagnia, oppure fatti da parte, o ti ucciderò, e roba del genere. Dobbiamo farci strada, non c'è niente per te qui. E vedete che lì c'è già un'arena di combattimento. In questi giochi si combatte dall'inizio alla fine, però è bello anche vedere il dettaglio, vedere il contesto in cui ci troviamo. Dobbiamo andare a prendere quel tizio. Bene, ci andiamo. Mi arrampico e arrivo di là e iniziamo a combattere. Ora cerchiamo di iniziare a fare magari qualche. Vedete? Questa è una combo che mi ha già portato alla fine, all'uccisione del primo. Cioè, sarebbe. Adesso devo schivare.
vedete in alto a sinistra l'età e le morti. Quando poi raggiungete la fine, diciamo, della vita del nemico, vi compare la X da premere, o il tasto comunque corrispondente al pad. Quello che ho fatto al primo qui è stata una combinazione che adesso non so se riporta qui, che mi ha segnato il tutorial, che è questa. SW, perché non ho capito, perché li premo ripetutamente insieme e poi premo il tasto destro del mouse, l'ho buttato a terra e una volta a terra c'è la possibilità con il tasto E di attaccare, interagire e quindi attaccarlo a terra, così come quando noi col tasto spazio riusciamo a parare a tempo potremmo premere CTRL a tempo, non è facilissimo, e buttare via l'avversario utile quando siamo in compagnia di tanta gente. Diamo un'occhiata. Questa ambientazione. Voglio analizzarlo anche dal punto di vista tecnico. Ovviamente questa non è una recensione, quindi non attaccatemi. Hai fatto per tubo. Non è una recensione. È una cosa che magari la recensione non vi dà, nel senso che la recensione la vedete completamente animata. Ma poi il giocato dovete guardare una live, insomma, e questa è la mia impressione. Lettera del teschio, esamina. Questo andrà nella nostra bacheca, chiuso fino a quando non lo diciamo noi. Ho trovato questo biglietto infilato in una porta che mi bloccava l'accesso al deposito. Ok, infatti vedete che si è completato la bacheca, questa. Perché in sintesi noi siamo qui. Dobbiamo uccidere questo, che è il primo che comunque ci ha attaccato alla fine del tutorial. Il luogo, che è chiuso al pubblico, insomma, è diventata una sorta di zona. Sì, poi in realtà uno dice, ma perché non sfondi la vetrata? Vabbè, non ci sarebbe il gioco, andremo direttamente al nemico finale qualora potessimo farlo. La cosa è importante perché correndo possiamo fare una mossa. Vabbè, in questo caso l'abbiamo già spianato questo tizio, quindi stiamo andando bene, dai, siamo... Abbiamo anche questo. Poi ci danno i punteggi, le varie mosse che facciamo, le schivate. Sì, poi si passa un po' attraverso le cose, però vengono schivate in modo grossolano, ma non sono un critico io su queste cose. Abbiamo anche una bottiglia che possiamo prendere, ma il tubo di metallo mi incute molta più dolore. Questo si è già steso per conto suo. Passiamo in alto. Beh, andiamo avanti, continuiamo. Bella l'ambientazione, questa nello specifico, vedete, potete prendere anche le sedie. Mi ricorda un po' Pulp Fiction, forse, però. La cosa che mi ha colpito anche a guardare i video di altri è appunto le ambientazioni che comunque cambiano. Io corro e faccio... No, volevo fargli la scivolata, ma non ce l'ho fatta, vabbè. Tanto con sto tubo siamo overpower. Continuiamo a salire. Comunque, è adatto a voi il gioco. Il gioco è adatto a voi se amate i giochi di questo tipo. Dove si combatte, amate il Kung Fu, amate comunque una storia che comunque è di vendetta. Vi dico la verità, volendo essere critico, ci sono stati giochi, a cui ho commentato, sto giocando in tempo reale, cioè parlo al passato, ma ho appena commentato. Allora, scatto e salto, credo. No, ok, fa da solo. Non è uno di quei giochi dove quello che succede all'inizio vi incute subito rabbia e voglia di vendetta, come magari capita con uno dei cattivi più... Cavoli, mi ha fatto cadere il... Ma lo sistemo io. Ad esempio Far Cry 3, il pazzo, il... Ah, si è rotto il tubo, me l'ha rotto, maledetto. Il pazzo di Far Cry 3 comunque ti fa venire un po' voglia di rivalsa, insomma, di vendetta, così come anche altri titoli, qua meno. Ok, qui abbiamo... Vabbè, iniziamo stendendo il primo. E qua passa in questa modalità che mi ricorda anche Nier Automata, nel senso che c'è questa elasticità. Lolo, mi fai malissimo tu con quel coso. Aspetta che prima sistemo il tizio, prendo la mazza. Tante volte siamo costretti comunque a tenere d'occhio il pattern d'attacco del nemico. Abbiamo anche questa abilità
tenendo premuto F, di poter scegliere, ecco, colpo accecante, lui va e quello diventa cieco per qualche secondo, infatti già lo sistemo. Ci sono abilità che poi sbloccheremo in futuro che consumeranno più o meno di quegli spicchi che vedete in basso a sinistra. Adesso cercherò di fare la schivata, cioè la schivata, quella, la parata, quella a tempo. Prendo. No, vabbè, questa la sistemiamo così. Si è rotto il tubo. Ovviamente non durerà per sempre, anche se è un tubo di metallo. Aia! Boia mondo, sono morto. Non me l'aspettavo. Questo contatore di morti aumenta di 1 a ogni morte. Poi andando avanti dovrebbe aumentare di più l'età. Adesso vediamo. No, vediamo quanto aumenta. Esca, arrenditi. Tieni premuto, rialzati. Abbiamo 21 anni, dai, non è una tragedia in questo caso. Però andando avanti con i capitoli dovrebbe aumentare di più. Ripartiamo esattamente dove eravamo. Anche l'Last Remnant è la stessa cosa. Aspettate che recupero quello. Ma sono morto solo e semplicemente in questo caso perché stavo cercando di fare il figo con chi guarda il video e fargli vedere come si scansa un nemico. No, ma è diventato cattivissimo improvvisamente. Vabbè, niente. Ah no, ok, adesso 3 anni, ok. Ok, vabbè, dai, seriamente, non facciamo più i fenomeni, tanto questo era quasi morto. Torniamo in visuale da dietro, ma se torniamo indietro, me la ricambia di nuovo? No? Vabbè, andiamo avanti. Qua salterà fuori qualcuno sicuro. Si è già morti 2 volte, eh? Ecco, questo mi spingerebbe già ad arrendermi e ricominciare il capitolo. Tanto non abbiamo fatto tanto, ma siamo già morti 2 volte in modo totalmente stupido. Ho visto, per chi si domandasse la durata dell'avventura, diciamo che un completazionista potrebbe magari finire tutto, tutto, tutto in una quindicina di ore. Non è lunghissimo. Il gioco è disponibile per PC su Epic Games, quindi non su Steam ma Epic, e su PlayStation 4, convertibile anche a PlayStation 5. Il gioco costa 39 euro. Vieni tu, viene lei, sale. Si va di qua. Credo, no, dovrebbe essere. Ah, ok. Cioè, non è un gioco stealth. Aia! Questi sono tantissimi, devo stare attento a parare. Non è come quel gioco tipo Batman dove, Shadow of War, le ombre della guerra, le ombre di Mordor, dove comunque è tutto studiato per rendere l'esperienza divertente. Tutto 26, adesso abbiamo 3 anni in più. Però ripartiamo sempre da qui. No, ha aumentato di 1 anno, 2 anni, 3 anni. Abbiamo già una bella età comunque. Questo fa male, eh. Cerchiamo di stendere prima il tizio qui perché questo fa relativamente male. Tra l'altro, come vi dicevo, non. Boia, che botta. Non va dato. Non va dato comunque troppo poco peso a chi ha un'arma perché potrebbe pararvi tutti i colpi mettendovi in parata, quindi abbiamo la possibilità di acquistare. Ok, vediamo un po'. Abbiamo all'interno di questo la possibilità di acquistare, di sbloccare con i punti esperienza il focus della ginocchiata, 3 barre. Sblocco. Sì, spendiamo punti. Ok. E ora abbiamo un'abilità in più. Maiuscola, rialzati. Passeremo 30 anni adesso. Abbiamo già perso 10 anni della nostra vita. Sì, infatti. Ah, praticamente il contatore di morte corrisponde inevitabilmente all'età. Ok. Quindi il prossimo saranno 5 anni. Boia, mondo, che male che mi fai. Ok, dai, 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 dai. Ok. Questo ce lo siamo levati dalle palle. Quasi.
Però perché riparte con la vita al massimo? Perché è un semi-boss. Mamma mia, quanto sono scarso. È veramente difficile. Veramente molto difficile. 35. Ma siamo sempre più vecchi. Perché in sintesi... noi siamo partiti, siamo in realtà morti, siamo stati salvati da questo amuleto. È quello che si evince dall'inizio dell'avventura. Però questi qui che mi chiudono in un angolo non mi vanno mica tanto. 36. Ok. 41. Meno, più danni, meno salute. Cioè siamo più forti, ma abbiamo meno salute. Ok. È tosto. Tosto perché comunque va giocato molto tecnicamente. Quindi bisogna usare anche le abilità. Cioè in pratica il colpo con il tasto destro del mouse, poi ovviamente LBRB credo per il pad. Come i Souls, come tutti i giochi di questo tipo, si dividono appunto tra colpo normale e colpo più potente. In questa piazza, in questo terrazzo, ci ho perso un sacco di anni della mia vita. Purtroppo. Modalità fotografica, possiamo anche muovere questa, sbloccando anche un obiettivo. Usciamo dalla modalità fotografica. Non mi ricordo più da dove sono arrivato. Però andiamo avanti. Di là dobbiamo andare. Ok. Ci siamo messi male. Qua abbiamo un collezionabile. Ah no, vediamo un po'. Possiamo, età 41, età massima per sbloccare 60 anni. Ok, se fossimo arrivati qui, questa è una figata, perché possiamo fare un punteggio di lotta. Se arriviamo a questo idolo e abbiamo un punteggio di lotta di un certo tipo, noi abbiamo 800, quindi non possiamo fare 870, non possiamo richiedere nulla di questo. Poi, se avessimo avuto un'età di 25 anni, ne abbiamo 41, potevamo richiedere la durata delle armi, quindi avere una durata aumentata delle armi. In questo caso avevamo aumenta la salute all'atterramento, quando ci atterrano aumentiamo la salute a 40 anni, ma per un anno non ce la facciamo. Possiamo chiedere questo, che è 60, che è la riserva struttura, aumenta la tua struttura massima, la richiediamo. E non so se, ma qua vabbè, esperienza non ne abbiamo. No, ne abbiamo, ma non la possiamo spendere. Probabilmente possiamo sceglierne solo una. Comunque possiamo aprire l'albero di abilità. Che sono queste. Una. Perciò sono un sacco di combinazioni che si possono prendere. E vedete che tante hanno un'età massima per essere sbloccate. Quindi, diciamo che la partita per uno che vuol finire il gioco è praticamente già finita adesso. Perché comunque, questo tra l'altro mi sa che era anche un luogo nascosto, perché qua non c'è uscita. No, sì, c'è lì, credo. Qua, arriva di qua. Uno. Avanti. Vedete? Poi... ah, posso esclamare. Un altro salto ce lo posso fare. Ecco, questo che l'ho già fatto. Ecco, vabbè, poi erano probabilmente tavoli un po' messi lì con le viti svitate. Allora, via. Poi le entrate qua sono tipiche È un peccato che dovrò ricacciarti fuori da lì. Ma allora vi dico che ho schivato. Boia, che botta. Con lo shift facciamo anche un salto. Mi piacerebbe. Boia mondo. 46 anni. Si mette male, ragazzi. Che tra l'altro, il tizio qui... ci ha diminuito il moltiplicatore. Cioè, in sintesi, aver abbattuto sto tizio ci ha abbassato il moltiplicatore. Restiamo con la nostra età di
46 anni, ma alla prossima morte, anziché andare a 51 anni, andremo a 50. È una consolazione magra, però. Però l'ambientazione è bella, cioè non mi dispiace. Io ripeto ancora una volta, non sono un appassionato di queste cose, ma il combat secondo me rende meglio col pad, senza dubbio. Cioè non nascondo che sarebbe senz'altro più semplice, però. Esamina. Soldi sporchi della restorazione, sicuramente anche di sangue. Ok. Ma, ok, abbiamo ucciso lui, ma adesso dove dobbiamo andare? Perché di qua non c'è niente, non possiamo fare nulla qua con la... Oh, sì. Andiamo di qua. E si scende qui? Cioè, dà anche la sua soddisfazione quando riuscite a schivare, quando riuscite a fermare i colpi, quando combattete e siete capaci di giocare. Questo è tipico di tutti i giochi di lotta, quindi è inutile che... Qua dentro fa anche un po' Kill Bill, se vogliamo. Questo l'ho già fatto fuori subito proprio di colpo. Mamma mia, gli ho spaccato la schiena. Stanno arrivando tutti. Iniziamo a porre fine a... No. Tu non mi piaci, Johnny. Perché hai un palo contro... Ci sono poi dei simboli da distinguere, che sono quelli del danno non... dei danni non... Guardate che uso... X. E prendiamo questo, che è bellissimo come lo prende. Mosse non schivabili. In questo caso torniamo a 5. Però... No, andiamo comunque a 51, ma avremmo perso forse un anno in più, perché saremmo andati da 5 a 6, quindi saremmo andati a 52. Ecco, sì, in effetti. Un vantaggio c'è stato, effettivamente. Cioè, volevi colpirmi con una... Cambiamo l'arma. È tosto, tosto, senz'altro tosto come gioco, molto tosto. Si va di qua. Sì, è un continuo comunque combattere. Come diavolo hai fatto entrare? Che poi scorre via in modo divertente, nel senso che io presumo possa diventare frustrante col tempo il continuare a morire in questo modo. Bisognerebbe riuscire a fare... Intanto sta finendo, perché tra poco finiscono gli amuleti e perdiamo tutto. E che dire? Allora, è presumibile che il gioco diventi frustrante andando avanti, perché comunque dovete fare alla perfezione ogni livello per poter essere competitivi per i capitoli successivi. Si può anche definire una sorta di roguelike questo gioco, però insomma, l'età inizia a diventare importante. Siamo abbastanza anziani adesso, però abbiamo meno salute ma più forza, quindi tecnicamente gli facciamo il paiolo sti qua. Ok, abbiamo trovato un mazzo di chiavi. Spostarsi all'interno del deposito sarà senz'altro più facile con queste chiavi, quindi abbiamo recuperato le chiavi e possiamo andare a prenderlo il tizio. Quindi abbiamo le chiavi della porta, bisogna tornare giù, chissà in quanti ce lo impediranno adesso. Però ecco, dicevo, la natura... Ok, quello è andato, sì. La natura roguelike sta nel fatto che dovete finire, diciamo, quello che io ho fatto finora senza mai morire. Per comunque arrivare al capitolo 2 senza troppe perdite, con una buona età, insomma. E quindi andare a finire tutto correttamente. Abbiamo preso un altro indizio, volantino del club, esamina.
Abbiamo Sean. Ok. Mi ricorda anche un pochino Deathloop come cosa. Comunque. Sì, alla fine ci hanno fatti neri. Ho lanciato la bottiglia, ma tanto. E ovviamente alla prossima morte, qualora io fossi. Cioè, poi è bellissimo. Cioè, qua ricorda anche un po' The Last of Us, come ambientazione un po' così. Non c'entra niente con The Last of Us, però. Un pochino. Sto cercando comunque di dare un'analisi dell'ambientazione. Allora, giudizio mio, onestamente, se siete degli appassionati dei giochi di lotta e delle sfide. Non lo reputerei un Souls perché cioè, ormai si identifica tutto con quello che è lotta fisica, colpo forte, colpo potente, colpo normale e morti ripetute con un Souls. Io lo definirei più. Allora, se siete degli appassionati dei giochi di lotta, questo non è minimamente un Souls perché comunque gli scontri sono più veloci. Anche gli scontri con i boss, quello che ho visto, combattete però. È che ci sia sta cosa, diciamo, da passarci le ore. Ovvio, bisogna essere bravi. Meglio giocarlo con un pad, a parere mio, però io non ce la faccio proprio. E non riesco a trovare l'uscita adesso. Comunque, devo saltare giù da qualche parte, immagino. No, ma sono arrivato da qua prima. Da lì. Non mi fa più uscire da qua. Vabbè, cercheremo l'uscita. E appassionati di lotta ci vanno a nozze con questo gioco perché è assolutamente fatto bene. E da non appassionato vi dico: ah, eccolo lì. Non appassionato vi dico che il combat è fatto bene. Senz'altro, vi viene voglia di fare. Di fare ogni volta sempre bene. Rifare appunto delle scene. Sono comunque scene abbastanza circoscritte, nel senso che arrivate alla zona, combattete. Qui adesso qua c'è un altro combattimento. Guardate. È tutto così ben organizzato, possiamo iniziare magari a prenderla in modo un po' più tattico, prendendo alle spalle quello lì, aspettando che gli altri arrivino. Iniziamo sistemando questo e poi forse, ok, quello è morto, e poi magari aspettiamo che arrivino gli altri uno per uno e poi saltiamo giù quando all'occorrenza, per dire, quindi può essere una tattica. Aia. Intanto iniziamo a sistemare questo. Iniziamo anche questo. Adesso quanti ce ne sono ancora? Molla il bastone! Cazzo, bubbolo. Adesso lo prendo io il bastone se riesco. Forza, il Kendo! La parata dovevo fare. Ok. Abbiamo l'ultima spiaggia. L'ultima. Siamo a 70 anni, la prossima è la fine. Quindi il nostro capitolo finisce lì. E comunque non sarebbe un capitolo, anche qualora dovessimo finirlo così, adesso non finirà qui, però dovessimo finirlo a 70 anni significa che non dobbiamo più morire per nessun motivo in tutti e quattro i capitoli successivi. Quindi in questo caso la nostra avventura finisce qui, resettiamo tutto e si riparte dall'inizio, quindi dall'inizio proprio dell'avventura a 20 anni. Il titolo senz'altro non aggiunge nulla di nuovo per quanto riguarda questa meccanica qui dell'invecchiare, è difficile, è senz'altro difficile, l'abbiamo visto nel corso di questo gameplay con anche questa piccola presentazione iniziale. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. E io vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!